È stato sottoscritto questa mattina il protocollo d'intesa con la Camera di Commercio di Salerno per l'informatizzazione totale delle funzioni dello sportello unico per le attività produttive del comune di Sala Consilina. Le importanti novità previste dal protocollo sono state illustrate da Monica Iazzetta, responsabile del SUAP per la Camera di Commercio di Salerno, e da Michele Volpe di Infocamere. La sottoscrizione del protocollo è stata preceduta dagli interventi del sindaco Gaetano Ferrari e del dirigente dell'ufficio tecnico comunale Attilio De Nigris. Con questa nuova procedura spariranno le comunicazioni cartacee. Infatti l'impresa che deve inviare una scia al comune non dovrà più recarsi fisicamente allo sportello, ma potrà farlo telematicamente per il tramite del registro delle imprese, utilizzando i modelli appositamente predisposti dal comune in formato PDF editabile, pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e con sottoscrizione digitale. La pratica, una volta trasferita in Camera di Commercio, viene smistata automaticamente ed in tempo reale alla casella di posta elettronica certificata del comune, che da tale momento ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli. Intanto l'imprenditore riceve con immediatezza l'indirizzo PEC indicato nella pratica stessa, la ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività, così da poter avviare la stessa del medesimo giorno d'invio della comunicazione unica. Nel caso in cui il comune, nell'esercizio del suo controllo, riscontrasse un impedimento, lo comunica mediante posta elettronica certificata all'impresa che ha inviato la pratica, nonché al registro delle imprese per gli ulteriori provvedimenti. Dunque, tutte le comunicazioni di inizio, modifiche, cessazione di attività commerciale di competenza del comune di Sala Consilina, che comportano anche la relativa denuncia al registro delle imprese, sono trasmesse telematicamente unitamente alla pratica di comunicazione unica.